come vedete stiamo cucinando un risotto sulla stufa a legna, proprio come tradizione, come una volta, e facciamo girare in senso orario perché questo è un modo per dare buona energia. E che dire, tra un po' lo assaggeremo e vi saprò dire. Namaste. Namaste cari amici, siamo qui e stiamo ripercorrendo in qualche modo la tradizione antica indiana. Come sapete, ancora oggi in India si mangia e si cucina soprattutto all'interno delle campane tibetane. Questa sera ci siamo fatti questo regalo, abbiamo fatto un risotto con un soffritto di cipolla, un radicchio trevigiano tardivo e con il riso qualcosa di speciale. Adesso comunque lo assaggeremo e vi saprò dire meglio. Allora mettiamo un pochino di formaggio e magari diamo un po' una piccola vibrazione, anche il formaggio porta sempre bene, sciamanica, però senso orario. E poi un po' di formaggio, eccolo qui. Che dire ancora, prepariamo un po' per l'occasione un po' di vino. Qui abbiamo una Bonarda dell'Oltrepò Pavese, quindi questa sera ci trattiamo bene, un po' di vino all'interno sempre della campana, penso può bastare, e poi lo facciamo vibrare sempre senso orario e poi possiamo accompagnarlo finché mangiamo il risotto. Vibrazione eccelsa, straordinario, il Bonarda prende energia, poi vediamo come reagisce all'interno del mio corpo. Perfetto, ci siamo. E a questo punto tutto è pronto, io vi auguro un buon appetito e comunque vi saprò dire com'è andata questa cena con questo risotto cucinato e vibrato all'interno di una campana tibetana. Namaste! Interessante, buon sapore. Cotta, lo raffreddiamo subito. Ah, meraviglioso. Namaste cari amici.